Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video Il Mago di Oz, il film del 39, regia di Victor Fleming, qua ci sono scritti i nomi degli attori, Judy Garland, Frank Morgan, doppiaggio originale d'epoca, cioè questo è il primo doppiaggio del 49, che questo DVD è stato pubblicato quest'anno dalla AR Production, di cui fecero tre doppiaggi di questo film, Il Mago di Oz, di cui il primo nel 49, di cui le parti cantate sono state tradotte in italiano dal gruppo musicale Quartetto Cetra. Poi il secondo doppiaggio venne fatto dalla Rai e il terzo venne doppiato a Milano nell'85 per pubblicare le VHS. Comunque sono disponibili i tre doppiaggi. C'è l'edizione Warner, che è il doppiaggio dell'85, di cui ve lo sconsiglio di comprarlo. Poi c'è KF Music, l'edizione KF Music, doppiaggio dell'80, e questa edizione AR Production, il primo doppiaggio. Io ve lo sconsiglio di prendere il terzo doppiaggio. O prendete il primo o il secondo. Ok, passiamo alla prima di passare all'apertura. Allora, il prezzo pagato 12,99 euro, l'ho comprato alla Feltrinelli a Roma. Qua c'è scritto Il Mago di Oz, titolo originale The Wizard of Oz, con Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Hailey, Billy Brook, Margaret Hamilton, Carly Grapewin, Pat Walsh e Clara Blandick, sceneggiatura Noël Lagney, Florence Rierson, regia Victor Fleming. Qua vediamo gli attori. Per questo film, dunque, Garland fece il ruolo di Dorothy, poi Jack Haley il ruolo dell'uomo di latta, Ray Bolger lo spaventapasseri, Bert Lahr il leone codardo, Margaret Hamilton, la strega cattiva, Billy Brook, la strega buona, Charlie Grapewin, il ruolo di zio Henry, Clara Blandick, il ruolo della zia Emma, e Frank Morgan, il ruolo di Oz. Qui ci sono scritte italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ok, passiamo ad aprire il DVD. Il doppiaggio del 49 venne fatto presso la Fono Roma. Qui abbiamo il disco, abbastanza bello. Qui la fotografia degli attori, la copertina è abbastanza bella in uno stile vintage. Qui abbiamo Frank Morgan, sarebbe il professor delle meraviglie che ha interpretato anche Oz, Dorothy, e qui la sua palla con la strega e il castello. Allora, qui abbiamo un libretto. Vediamo un po' qui che c'è. Ah, ci sono tanti film. Allora, comunque, un DVD così, un DVD di questo primo doppiaggio, si può trovare o su eBay o alla Feltrinelli. Niente, ci vediamo alla prossima.